Il castello Ricetto di Carpignano Sesia era una bassa struttura difensiva di pianura che attorno al 960 d.C. consisteva in un recinto tondeggiante che seguiva l'andamento del rilievo sul quale si trovava, una motta di ghiaia e sabbia posta tra alcuni alvei del fiume Sesia, allora molto ramificato, probabilmente già abitato in epoca romana e poi longobarda, come dimostrano i reperti ritrovati. Nell'alto medioevo la struttura era realizzata con palizzate in legno e caratterizzata dalla presenza di una chiesa e di una torre, di cui possiamo vedere ancora i resti, usata come abitazione del nobile e per il controllo del territorio. Attorno al 1200 la costruzione del ricetto si presentava invece con muratura in ciotoli di fiume posti a spina di pesce, alternati a pochi frammenti di mattone. Più si avanza nel tempo e più aumenta l'uso dei mattoni, si creano nuovi vicoli e cresce il numero delle abitazioni costituite da due semplici piani, cantina e solaio, utilizzati soprattutto per il rifugio dei contadini in caso di pericolo e per la conservazione delle derrate alimentari. Quando si esaurì lo spazio all'interno delle mura, si iniziò a sopraelevare gli edifici. Ancora oggi la maggior caratteristica strutturale del ricetto è costituita dalle cantine, ad eccezione dell'edificio frontale di tre piani che era il palazzo militare Merlato, posto all'ingresso del castrum con il suo ponte levatoio. Attorno al ricetto correva un grosso fossato, alimentato da un ramo secondario del fiume, oggi la Roggia Busca. Questa presenza è ricordata dal toponimo Via della Fossa. All'interno del ricetto possiamo vedere alcune strutture particolari: una casa rustica del 1200, finemente ristrutturata nel 1400 dal notaio Mughetti, che qui svolgeva il suo lavoro. Nel centro del ricetto ci troviamo di fronte alla Piazza della Credenza, che mostra i muri antichi di una costruzione demolita nel 1968, fortunatamente solo in parte. La Credenza rappresentava infatti il luogo dove si riuniva la comunità, il Broletto di Carpignano. Nell'immediata vicinanza scopriamo una piazzetta pubblica che era già importante nel 1300, perché qui vi era l'orto feudale, in seguito affidato al podestà. Su un muro si nota lo stemma dei Visconti, realizzato in riconoscimento della concessione dei feudatari a ricostruire gli edifici distrutti in seguito ad atti bellici. Ciò significa che questo era proprio il cuore pulsante della vita del ricetto. A pochi passi dalla piazzetta pubblica in un bel edificio del 1300 possiamo visitare la Sala del Torchio, che custodisce una vera ricchezza di Carpignano Sesia. Il Torchio di Carpignano, il secondo più antico del Piemonte, datato 1575, fu fatto costruire da Bernardino Ferrari, ricco possidente carpignanese e affittuario di tutti i beni dell'abbazia di San Pietro, quindi acquisito da San Pietro una quantità enorme di vigneti. Il riflesso di questa proprietà, di questa produzione di vino, lo si vede in questa cantina enorme. La cantina con la bottaia alle mie spalle, la tinaia a sinistra e in questo vano appositamente costruito e sfondato e richiuso per far entrare questo enorme tronco di rovere, vediamo il torchio ancora nelle esatte condizioni della sua origine, cioè è il meglio conservato del Piemonte. Il torchio di Carpignano, uno dei più begli esemplari di torchio a peso esistenti in Piemonte, direi anche in Italia, per lo stato di conservazione, per la dimensione e per la purezza stilistica della sua struttura. La trave principale, detto pressoio, è un tronco enorme di quercia, di quercus petra, quindi di rovere, lungo 12,20 m e nella sezione più ampia di lato di 70 cm. Questa enorme pianta è stata portata all'interno del castello con l'intero ceppo, con la ceppaia, con le radici, con ancora le zolle della terra all'interno per dare maggior peso alla struttura. Quindi questo trave che costituisce la leva del torchio, della macchina, è sostenuta da due coppie
di piantoni, detti piantoni di sicurezza quelli anteriori, piantoni d'appoggio quelli posteriori, anch'essi in legno di rovere di notevoli dimensioni. E la struttura di base che sostiene l'intera macchina è costituita da due tronchi non meno giganteschi della trave della leva, due tronchi di rovere incastrati nei muri dell'edificio. Quindi questo edificio, che era un'abitazione rustica, quindi una cantina del 300, è stata forata, è stata adattata all'inserimento di questa enorme macchina. La trave pesa sui 2800 kg e fa da leva a un contrappeso di granito che deve essere sollevato durante l'operazione di pigiatura, di torchiatura dalla vite. Quindi il cubo di granito del peso di 3 tonnellate veniva sollevato dalla vite e quindi azionava questa cosiddetta leva di secondo grado, cioè il peso di granito azionato dalla leva lunga 12 metri provocava una pressione di 5 tonnellate sulle vinacce che venivano schiacciate da un pressoio, ovvero sia da un piano di legno che era sottoposto alla trave e quindi veniva utilizzato proprio come un torchio moderno, come una pressa. E il vino torchiatico, il cosiddetto vino torchiatico, fuoriusciva da una canalina che è ancora oggi presente, che era scavata in un blocco di granito. Troviamo nella bottaia dell'edificio del Torchio. La bottaia contiene delle enormi botte della metà dell'Ottocento, quindi messe in questo luogo da Don Guido Perego, come abbiamo visto dalla sigla della base delle botti. Don Guido Perego era l'ultimo erede dei Pinzio Perego, che avevano acquistato il Torchio da Bernardino Ferrari. Queste botti hanno contenuto una quantità enorme di vino, perché la produzione di vino era la principale attività agricola di Carpignano. E questa è solamente la quantità di vino prodotta dalla Casa Nobile. Ogni famiglia di Carpignano aveva più o meno delle botti del genere. È proprio di questi giorni l'inaugurazione nelle sale del Torchio del museo, dove saranno custoditi gli attrezzi agricoli della civiltà contadina, con un importante settore dedicato alla bachicoltura, importantissima attività di Carpignano nei secoli scorsi, tanto che il mercato dei bozzoli di Carpignano divenne il più importante della provincia di Novara. Usciamo dal Torchio e proprio davanti a noi appare il più importante monumento religioso di Carpignano. Fondata 10 secoli or sono dai conti di Pombia, la chiesa di San Pietro venne donata nel XII secolo all'ordine benedettino di Cluny, entrando così a far parte di una vera e propria rete di chiese, priorati ed abbazie dell'Europa occidentale. Fu solo dopo il 1945, per esprimere riconoscenza a coloro che avevano combattuto per la libertà, che si volle recuperare un monumento tanto legato alla storia di Carpignano come la chiesa di San Pietro, utilizzata allora come semplice cantina. Grazie al gruppo storico archeologico di Carpignano, negli anni Ottanta il comune acquisì l'edificio dai vari proprietari e si predispose il suo restauro. L'esterno della chiesa di San Pietro si presenta oggi con le tre absidi che si affacciano verso est sul vicolo Carducci. Si possono notare le murature originali della prima metà dell'XI secolo in ciottoli di fiume misti a frammenti di laterizi.
Le due absidi minori sono state manomesse in epoche diverse, con l'apertura di porte e l'ingrandimento delle monofore, mentre le due finestre circolari della facciata risalgono probabilmente al tardo Medioevo. Questo luogo suggestivo da cui è nata la comunità di Carpignano Sesia è ricco di fascino anche al calar del sole.